Sì, oggi abbiamo giocato meglio di settimana scorsa, quando abbiamo pure vinto però senza giocare bene. Oggi siamo tornati a 4-3-3 e secondo me è stata la scelta giusta dal mister, quindi sono contento con la vittoria, però soprattutto con come abbiamo giocato. Tornato a giocare da squadra, abbiamo visto forse la più bella Lazio della gestione Inzaghi. Sì, secondo me sì, ho già detto a altre interviste che è stata la partita migliore di noi questa stagione, secondo me. Quindi dobbiamo continuare su questo. Senti, hai detto la difesa a 4, forse la migliore, cioè forse anche questo modulo, un modulo dove ti esprimete meglio. Poi se lo dici tu che sei un difensore, ti trovi meglio così. No, per me fanno tutte e due bene. Per esempio con la Juve abbiamo giocato in tre e abbiamo fatto molto bene, quindi dipende anche un po' dell'avversario, come giocano loro, ma è sempre importante che tutto è chiaro come dobbiamo giocare e che giochiamo come squadra. Oggi abbiamo visto una squadra unita. Al di là poi della squadra, a livello personale sei soddisfatto? Che tipo di gara pensi di aver fatto e come stai anche a livello fisico, visto che sta andando tutto bene? Sì, mi sento sempre meglio, sto preparando bene per le partite, il ginocchio sì, ogni tanto sento un po' la differenza tra destro e sinistro, ma sono contento con come va, ho giocato tutto fino a adesso, quindi sono molto contento. Senti, ti ricordi 2 anni fa quando sei arrivato e stavi facendo benissimo, qualcuno addirittura ti paragonava anche a Nesta, ma ti senti ancora troppo? È troppo onore, lui è stato un difensore, uno dei migliori di sempre, io devo ancora fare tantissimo per diventare ancora un po' vicino di lui. Senti Stefano, oggi era una squadra molto giovane in campo. A livello di età abbiamo visto che c'erano tanti giovani, allora te l'aspettavi una squadra così giovane e oggi così determinata in campo? Sì, penso che sono stato uno dei vecchi oggi, con più esperienza, quindi no, ma l'età non conta, deve essere chiaro, dobbiamo giocare bene. Come squadra abbiamo fatto, ma anche individuali, tutti i giocatori hanno giocato bene, quindi sì, sono contentissimo. Senti, fino a ieri c'erano i punti e non c'era il gioco, oggi è arrivata una partita meravigliosa, ci sono i punti, la Lazio è terza in classifica, addirittura ti può sognare qualcosa di più importante, devo dire. Ma la stagione ha appena iniziato, quindi dobbiamo continuare così. Alla fine contano sempre i punti, però preferiamo giocare bene pure. Domani sera Roma-Inter, la Lazio per il momento è sopra, ovviamente speri di passare un weekend così? No, vediamo. Grazie.